Bene. Io la 15 euro a testa. Direi che possiamo iniziare? Beh, è che pare con 5 euro che ci siamo adesso con 200 consigli per la scusa, 200 consigli. Allora, intanto benvenuti a questa nostra festa sociale. Prima di passare la parola al Presidente vorrei presentarvi il nostro direttivo che è stato fatto un anno fa, ma non tutti lo conoscono. La nostra società è suddivisa con tanti incarichi, il primo incarico sono gli atleti, poi gli allenatori, poi c'è il direttivo. Siccome il direttivo non è molto conosciuto, io lo invito a presentarsi qua vicino al cartello dove sono le premiazioni sulla vostra sinistra. Mario Donadoni. Vediamo un po', Rosanna Ferrari, quelli che ci sono. Andrea Pelucco, ci mettiamo là vicino, come mi vedono tutti. Okay. Massimo Signoretto, Marcello Riccari, grande tizio di parte, qua è la parte, che adesso non c'è una parte. Allora manca Daniela Tieni e Nicola Turin, che non può venire, si è anche malato, quindi poi ci sono io, Gianni Segala, Giorgio Mantovani, Luca Mantovani, che conoscete anche questo, Elisa Turin, altro tifo, ma si vede chi sta calcando il campo, quindi il tifo è per quello, quindi Marcello, Nicola, Elisa Turin, Daniela, Massimo Signoretto, Andrea Pelucco, Giorgio Mantovani, Luca Mantovani, Osanna Ferrari e Mario Donadoni. Questo è il direttivo, ne mancano due. Li presento perché a mio avviso, ma lo dirà magari il Presidente, sono sempre nell'ombra, ma lavorano per la società. Quindi, sono all'ombra, infatti ha detto dove ci mettiamo all'ombra. Quindi, lascio la parola al nostro Presidente Luca Mantovani per il saluto e il discorso ufficiale. Un po' di emozione c'è comunque. Passaggio di consegna, vero Gianni? Il testimone. Verso del passaggio. Niente, volevo solo dire, quest'anno io ho vissuto la società da atleta, allenatore e presidente per la prima volta, per cui ho cercato di viverla proprio a 360 gradi. Non ce l'avrei fatta se dietro non ci fossero 1000 persone, come ne vediamo una piccola parte qua, però sono tante squadre, insomma, c'è la squadra del direttivo, c'è la squadra degli allenatori, la squadra degli atleti, la squadra dei genitori. E in uno sport individuale come l'atletica, pensare che comunque riusciamo a fare squadra è una cosa che ho sempre portato avanti da atleta, porterò sempre avanti e mi fa tanto piacere, mi piace, cerchiamo di farlo ancora di più. Parliamoci, facciamo cose insieme e vedo che i numeri sono importanti. L'attività è andata benissimo quest'anno, fatalità, primo anno Presidente, risultati mega galattici. Tutto qua, benvenuti, speriamo prima o poi di tornare a fare più cose insieme e meglio. E noi siamo pronti, non veniamo l'ora. Menziono solo, cioè non vorrei dimenticare nessuno, quindi ringrazio solo il Marce, che è il vicepresidente, il mio collega, perché senza di lui farei che fatto. Basta, rilascio la parola al presentatore. Grazie Luca, un grande applauso perché la società va avanti sempre con ruoli diversi, un intento unico. E allora adesso passiamo alle premiazioni, iniziamo le premiazioni dei record sociali. I record sociali saranno premiati dagli allenatori, quindi io chiamerò prima l'allenatore che consegnerà il premio del record sociale all'atleta. Ecco qua, facciamo dentro la mixa, la musica e il microfono. Allora, cominciamo con gli esordienti, quindi chiamo Stefano Donadoni e Lorenzo Baraldo. Non c'è Lara Micheletti, mi sembra che ha accompagnato anche questi atleti, ma i due allenatori fissi di quest'anno, caposaldi, grandi, grossi, forti, sono questi, Lorenzo Baraldo e Stefano Donadoni. Ecco qua, e quindi i due allenatori che premiano gli esordienti. Gli esordienti
hanno fatto un grande lavoro. Pensate che siamo arrivati a 75-80 bambini che vengono qua a prepararsi durante lo stage gratuito che abbiamo fatto di settembre-ottobre e si sono uniti a quelli già esistenti. Quindi mettiamo Lorenzo e Stefano che hanno i premi adesso in mano, andiamo a presentare il primo record sociale della giornata e della categoria esordienti. Questa ne ha due, ne ha fatto uno individuale il 25 di settembre, ha realizzato 30 secondi e 4 nei metri 200 qua a Bovolone, terra della nostra società, e quindi andiamo a premiare Irene Rudella, premio per i 200 metri 30 secondi e 4. Visto il vento, io direi che la foto la facciamo anche senza la mascherina. Noi usiamo il buon senso, adesso ci sembra che qua sia giusto vedere gli atleti così. E questa è Irene, un altro applauso per Irene. E si rimane nel palco adesso perché ne abbiamo altri tre da premiare. Perché Irene insieme a tre consoci ha realizzato anche il record sociale della staffetta 4x50. Il tempo che hanno ottenuto questi atleti insieme a Irene è di 31 secondi il 29 di maggio, sempre qui a Bovolone. Quindi andiamo nell'ordine a chiamare Ilaria Zanonna, coprimatista della 4x50. E poi Esther Merlin. Poi Sara Modena, questo è il nostro collettivo per la 4x50, record sociale di Capogruppo. Premio Stefano Lorenzo, abbiamo una valletta giovane. Fotografo Giorgio Mantovani. Poi sul giornalino di dicembre che uscirà avremo anche questi momenti. Ecco qua Sara. Ecco qua la foto con gli allenatori della 4x50. Ecco i nostri atleti di adesso e del domani. Ok. Adesso sempre Stefano e Lorenzo premiano gli altri due atleti che hanno realizzato sempre nei 200 metri il record sociale. È un coprimato in quanto hanno tutti e due lo stesso tempo. E quindi adesso andiamo a chiamare per i 200 metri che hanno realizzato i 32 secondi esatti il 25 di settembre in questa nostra pista. Yuri Fazion e Lester Leonardo Interlandi ci stanno dividendo il record sociale dei 200 metri. Ecco qua. Destra e la foto a Yuri. Eccoci qua, un altro applauso facciamo per questo record sociale, una specialità che è atipica, ma la facciamo entrare noi ogni tanto nelle gare. Bene, l'applauso ancora accompagna i nostri due atleti. Ora passiamo alla categoria ragazzi, un bel gruppo, quest'anno hanno realizzato un record sociale e chiamiamo per la premiazione Elena Carmagnani e
Daniel Turco e anche Matilda Torin, che facciamo tutte e tre la premiazione. Abbiamo un atleta premiato da tre allenatori, quindi questo è un buon auspicio per il prossimo anno. Ecco qua, allora i tre allenatori, responsabile del gruppo è Elena Carmaiani.